mamma mia, ma mamma mia, quanto è strambo il bar di età. Eccoci, eccoci qua, eccoci qua, signori, ci siamo, ci siamo. Io vi chiedo scusa per prima, è stato un momento imbarazzante. Noi siamo qui a portare artisti, grandi ospiti. Se ne arriva quell'altro con la scala, l'abbiamo fatto internare, non vi preoccupate. Questo è un momento molto particolare. È vero che dobbiamo divertirci, dobbiamo ridere, ma si può anche riflettere. Io vi ho portato un grandissimo ospite internazionale. Diamogli e facciamogli sentire davvero il nostro calore. Io chiederei a Giusy un po' di atmosfera, delle luci particolari. Così, grazie, grazie mille. A me non mi caga nessuno stasera, è proprio, sono andati a mangiare la pizza. Grazie, basta così? Ecco, mi viene voglia di andare via. Ci vediamo l'anno prossimo, dai, tanto. Grazie. E per fortuna che è il Teatro della Concordia, figurati se dovevamo discutere. Un po' di musica, un sottofondo. Signori, un grande ospite internazionale, pensate che lui viene addirittura, lui viene, dalla piscina qua di Venaria, ha fatto due vasche con la tavoletta, ha sgonfiato la paperella e è arrivato qua. Maestro, buonasera. Buonasera Giampiero, buonasera. Scusi maestro, lei parla così o ha un enfisema polmonare? Parla così, no, ce l'ha pure al cervello l'enfisema questo, buonasera. Buonasera Giampiero. Questo pubblico è meraviglioso, io le ho portato un dono. Un dono per me? Le posso? Prego. Questo? Che è proprio tipico vostro, certo. Pensate signori, la gentilezza di... ecco, in cosa consiste? È il famoso Wang Wall. Com'è che si chiama? Wang Wall. Wang Wall, ecco, in italiano, perché cioè una traduzione, cosa vuol dire? Il Pichumol. Allora, chi è che ride così? Allora, per cortesia, per cortesia. C'è la signora che cigola, per favore. Senta, io vedo che c'è questo tessuto molto particolare, questa specie di diciamo di pelliccia. Ecco, esatto. Di cosa si tratta, per capire meglio? È ricoperto in Maionho. In? Maionho. Maionho. Che sarebbe? Pei dal culo. Allora! E insomma! Ma che applaudite? Questi sanno il tibetano adesso. Allora, lei sappiamo che viene dal Tibet, maestro. Sono tutti... Ed è venuto qua. Sono un giovane monaco di passaggio. Di passaggio. Qui a Venaria. Che culo, vedi, poteva passare dappertutto, è passato qua. Per dire. Le chiedo... Poteva passargli sopra un tir, invece no, è passato. Io le ricordo, Perone, che sono figlio dell'unico grande saggio maestro tibetano, il grande maestro ed unico, Kui Yun. Unico. È strano perché io sapevo che erano sempre due i Kuyun, infatti pensavo che l'altro, invece no, è unico, è un Kuyun solo, ma abbastanza grosso. Bene, che fortuna stasera questi signori. Bene maestro, io ogni volta che mi piego c'ho paura che arrivi la tribù da dietro, ecco. Allora, mi presento subito. Prego. Il mio nome è Chapamuski Kuiman. Questo qua deve essere, sai Villanova d'Asti dove c'è il casello? Dopo è tutto Tibet, è tutto, e arrivano proprio questi qui, che lui è un monaco tibetè proprio che viene da là. Ecco. Allora Perone, prego. Ho portato questo libro oggi qua con me dove sì. Racchiudiamo tutte le nostre, i nostri racconti, i nostri viaggi personali. Sì. Di recente abbiamo fatto alcuni pellegrinaggi, alcuni ecco, viaggi dove? Con i nostri fratelli. Sì. Siamo stati a visitare un posto dove faceva veramente molto caldo. Molto caldo. Sempre caldo, caldo tutto il tanto giorno. Tanto caldo. Dove caldo. Siete stati? Siamo stati in Sudan. Che caldo che... Io se non fossero che alla cuffia gli sputerei in testa, ma non... è impermeabile. Poi le dirò Perone. Sì. Siamo stati anche in India. Ah.
però siamo dovuti tornare subito. Sì. Non siamo stati molto, siamo dovuti tornare perché non riuscivamo a comunicare. Non vi capivate? Non ci capivamo. Ah, ho capito, perché come parlano in India? In India parlano in dialetto. E allora non ci si capiva. Maestro, le dico solo, in dodicesima fila un signore gli è esploso un coglione, ne fa ancora due così, non ne abbiamo, ne abbiamo due ciascuno, non sono tantissimi. Le dico, sono 1800 così, però ne le facciamo dico, come il pluriball. Le, posso, ecco, le posso dire subito che i nostri viaggi sono stati viaggi molto particolari. Mm. Alla sera poi tutti assieme, noi tibetani, sì, abbiamo il nostro rituale di dormire nel posto sacro tibetano classico. C'è un posto sacro tibetano, dove dormite? Nel Buddha and Breakfast. Ci ritroviamo tutti. Il Buddha and Breakfast, no. Perché loro credono in Buddha. No, no, ma bisogna... impariamo delle cose. Io, per esempio, penso che molti qua a Venaria conoscano sua sorella. Grandissima. Buddana, ma proprio... E non parliamo della madre, perché sennò qua facciamo notte, eh? Però ecco, per capire da che tribù viene. Mettiamo un po' d'olio alla signora che cigola, disturba il maestro. Prego, maestro. Allora, poi Perone, sì? nel nostro viaggio, sì? Siamo stati anche in visita a luoghi sacri. Io c'ho paura. In luoghi sacri dove siete stati? Siamo stati in questa grotta particolare. Sì? Dove io, i nostri fratelli, i turisti, prendevamo dei doni, come del cibo. Del cibo? Prendevamo del cibo, lo mettevamo sull'altare e poi il cibo spariva. Questa è una cosa mistica. Prendevamo il cibo, lo mettevamo sull'altare e spariva. Dove eravate? Siamo stati nel Kilimangiaro. Lei vada avanti a raccontare, maestro, io guardo se c'è un bastone. Lei vada avanti. Guardi, però se c'è una mazza da baseball. Le chiedo grande rispetto, perché sì? Proprio qualche giorno fa, sì? Io e i miei fratelli tibetani abbiamo osservato la muraglia cinese in meditazione per ben 18 ore. Questo, signori, l'ho sentito anch'io. Pensate, 18 ore di meditazione guardando la muraglia cinese. 18 ore, eh? E dopo? E poi ci siamo rotti i coglioni. E beh, ma ci credo. Ma anche la muraglia cinese, a guardar voi, due o tre mattoni si saranno crepati, perché dopo un po'... Allora, Giampiero, mi permetta, sì? Tenga un linguaggio consono, perché di fronte a lei ha un libro sacro. Questo qui? E ricordo che questo è il libro sacro, oltretutto è stato salvato dal famoso incendio di una città in Tibet. Ecco, di che città? La famosa città di Lhasa Machom. Conoscete tutti. Ci ridice il nome della città? La città di Elecim. È diverso, si è spostata la città, si vede col terremoto. Questo è un libro che contiene dei salmi. Come si chiama? Il libro dei salmi, l'antico libro, prende il nome di Si Salmi Chi Può. Ma va. Cioè, in tutta la città, pensate, si è salvato il libro e lui. Dall'incendio, cioè, poteva salvarsi solo il libro. Invece si è salvato anche il segnalibro qua, ecco. Tra l'altro, Perone, sì? Mi permetta, ma questo libro è un libro veramente sacro, mm? Perché è stato scritto personalmente dall'antica dea dei libri tibetani. Pensate, chi è? La dea Gostini. Ma vaffanculo. Allora, no. Allora, maestro, la dea Gostini è a Novara, cioè se lei va verso Milano è sulla sinistra. Allora, a pranzo, Perone, con i nostri, sì? Fratelli. Ecco. Ci siamo incontrati, sì? Abbiamo fatto il rituale sacro con i nostri fratelli. Che si fa sempre. Abbiamo acceso il fuoco, bello. Gli abbiamo messo l'acqua sopra. Tutti attorno. Ci siamo messi tutti intorno al fuoco ed abbiamo pronunciato la nostra formula sacra. Sentiamola, qual è la formula? Buddha la pasta. Ho sentito altre 7-8 esplosioni in giro per la sala, eh? Proprio così. Allora, maestro, so di quest'ultimo incontro con una tribù molto molto particolare e poi vorrei sentire un suo salmo e poi andiamo di là che con le persone della sicurezza vediamo poi di farle un attimo una cosa dopo. Allora, se vuole che le posso raccontare un episodio molto particolare, sì. Ci ha segnato abbastanza, sì? Abbiamo incontrato questa nuova tribù, ecco. Fratelli molto particolari, sono stati anche gentili perché se non capivamo qualcosa ce lo inculcavano subito. Sì.
Allora, questa tribù si svegliano al mattino, pregano tutti assieme. Tutti insieme, penso questo è bello. Pranzano tutti quanti assieme. Tutti insieme, bello anche poi questo. Poi al pomeriggio stanno in giro, vanno in preghiera, sempre tutti quanti insieme. Tutti la cena, tutti tutto quanti lo assieme. Tutti insieme. Si lavano tutti quanti, insieme. E dormono abbracciati tutti quanti assieme. Ecco, qual è questa tribù? Loro sono i Kupias. Senta, allora, prima che magari la inculchi anche io, vuole leggere un salmo? Ci lascia con una perla, pensate, un pirla che ci lascia con una perla e poi se ne va magari ad attraversare la tangenziale bendato, vediamo se allora, la prende un pullman. Prego. So che da voi qui da poco in Italia è stata la Pasqua. Sì. Pensavo di leggervi il salmo della speranza. Molto bene, speriamo che finisca presto. Prego. Vada pure più avanti che magari cade dalle scale. Guarda qua, ha rubato le ciabatte in albergo, i calzettoni della Decathlon ed è venuto dal Tibet a rompere, prego, la Pasqua. Ascoltiamo le parole di questa testa di Buddha. Il salmo della speranza. Sì. Il vecchio saggio tibetano diceva chi pianta Wang Wu non raccoglie Wang Wu. Wang Wu. Perché la pianta di Wang Wu è sacra ed impiega 100 anni prima di dare i suoi frutti. Un giorno un giovane forestiero incontrò il vecchio saggio coltivare Wang Wu e gli chiese: saggio, ma perché pianti Wang Wu se sai già che tanto non potrai raccogliere i suoi frutti? E allora il vecchio saggio, colmo di saggezza e di buon cuore, chiese al ragazzo forestiero di sedersi accanto a lui. Si accese la sacra pipa della meditazione e dopo 3 lunghe boccate pronunciò queste sacre parole: perché il terreno è mio e ci faccio quel cazzo che mi pare. Ma che cazzo? Sì, sì. Fabrizio Brignolo, eccolo qua, ci vediamo dopo, ciao.